Road trip New York-Denver durante la pandemia ed il periodo delle elezioni presidenziali. Benvenuti nel canale di Chiara Lady Boss. Per contenuti su New York, Stati Uniti d'America, donne imprenditrici e viaggi, iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto e attivando le notifiche. Ma se un'amica vi chiede di accompagnarla in macchina a Denver da New York, che le rispondereste? Let's go! Le profughe in partenza. New York verso Colorado. Cosa hai da dire? Questa pioggia che ci ha aiutato. Pioggia di merda, scusa. Siamo completamente zuppe. Dopo 13 anni lascio New York, Chiara mi accompagna. Ci abbiamo poca roba, non si vede niente. Meno male siamo in due, se no ci si entrava. Ok, proviamo. Inizia l'avventura. Let's go. Siamo partite. Cosa ci aspetta? Bye bye New York. Hello, welcome to Pittsburgh. Ciao. Pittsburgh. Questa è la situazione hotel, questa è la situazione bagno. Hot cake in realtà è una specie di loro pancake. E queste patate fatte in casa. Abbiamo scelto il Gail's favorite eggs e abbiamo scelto la strawberry hot cake. Ah, questa è la strawberry hot cake e questo è il piatto di potato e strawberry eggs. Una bomba di zucchero. Strano, eh? Buona, eh? Ma pure sugar. Ci sono i nonni italiani. Andiamo già a parlare. Ma la Madonna, che c'è? Ciao. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Venite, va, a farci compagnia. Va. Di dove siete? Questo è uno stronzo dell'Umbria. Uno stronzo dell'Umbria? Io sto vicino allo stronzo. Dove sei? Marchigiana. Di che parte? Tu stai meglio. Ah, sto meglio. Lui è toscano. Toscano come lei. Io sono abruzzese, abruzzese. Capolano. Ci abbiamo tutto il centro Italia qua. Esattamente. Stiamo facendo un caffè con Ernesto. Siamo tornati in Umbria. Di dove Umbria? Monte Castrilli. Chi conosce? No, I'm from Le Marche. Andando verso l'Andy Warhol Museum e passiamo sul Andy Warhol Bridge. Dopo il museo e il graffito di Andy Warhol siamo venuti a visitare, cioè da fuori, siamo venuti a vedere la casa dove ha abitato Andy per quasi tutta la sua vita prima che si trasferisse a New York City, cosa successa subito dopo il college, essersi laureato. Questa era casa sua al 3252 di Dawson Street e questa è la strada dove ha abitato Andy Warhol. Oh, thank you! Dove stiamo andando? Siamo nel bel mezzo del West Virginia, a Marshall County, e ci stiamo dirigendo al tempio hindu, Hare Krishna, non c'ho idea sinceramente, andiamo a New Vanderbilt, come si chiama? Vander something. Tra l'altro, aspetta, guarda che belli i colori dell'autunno. Bello di non prenotare è che trovi questi posti spersi nel niente dove andiamo un po' a C punto. Arrivate in West Virginia e ieri notte navigando su Google Maps guardando un po' il percorso da fare per arrivare a Denver è apparso questo New Vrindavan. Li cerchiamo.
Lisa sta ridendo. Cerchiamo, è praticamente un villaggio di Hare Krishna, non so se lo pronuncio bene. Io non so molto di Hare Krishna, quindi questa notte ci faremo una bella full immersion di... Chiara è un po' scettica da questo posto, ma domattina... No, non è vero! Sembri un po' scettica. No, no, sto cercando di capire cos'è. È un posto assurdo. È un posto strano. Però è unico di sicuro, non sembra di essere in America. Se ero scettica non ci venivo. Dai, andiamo a fare yoga, che ti piace tanto. No, yoga e fai te, io faccio kickboxing. Però c'è un sacco di pace. Guarda che posto romantico. Madonna che pace, io però adoro sta pace. Ah, è l'acqua. Sì. Ah, ci puoi andare sopra. Sì. Oh, attenzione al cigno. Buongiorno New Vrindavan, un'altra bellissima giornata di sole. Bella una foto qui. You guys say right? Close. Good morning. Good morning. Nice to meet you. How are you? Nice to meet you. Everything begins with Prabhupada. If it weren't for Prabhupada, I wouldn't be here, this community wouldn't be here, the palace, nothing would be here. So Prabhupada is from India, and he was instructed when he was a young man by his guru to spread this ancient culture of yoga and meditation to the English-speaking world. I mean, everyone joins because they have some sincerity to understand who they are, but everyone's at kind of a different level. Because we don't remember who we were in our past lifetime. And we've gotten this certain life based on our past lifetime, about karma. Right? Yeah. So as what goes around comes around, right? That's karma. Bye-bye. Considerazioni su questo tour privato al Gold Palace. È un posto sicuramente mistico, diverso, spirituale. A me l'esperienza è piaciuta un sacco. A me è piaciuta moltissimo, non è sicuramente una cosa per tutti, però è sempre bello imparare cose nuove. Sì, io poi ci hanno anche regalato un libretto. Infatti facciamo vedere, fa vedere il libro. Ci hanno regalato un libro e il CD, il DVD su Krishna, Hare Krishna e una candela. Il tour privato. Tour privato. Hanno aperto il palazzo per noi. Per noi alle 9 di mattina, quando in realtà aprono alle 10. Quindi adesso che non c'è più la nebbia è ora di partire e andiamo verso... Dove si va? Next stop? Columbus. Ohio! Appena arrivati a Columbus, Ohio, sto per chiudere la macchina. Cioè, già ci ha fatto un'impressione fantastica. Un sacco di graffiti. Il posto sembra molto artistico. Siamo tra il quartiere artistico e italiano. Ecco, per esempio, questo è quello che c'è vicino al nostro parcheggio. Quanto è carina Columbus. Non avevo visto niente, eh. Abbiamo visto un quartiere. Abbiamo visto da mangiare. Art District, Italian Village e basta. Però ci piace. Qualche graffito. Il magari... vibe è super cool. Eccoci a Springfield, Ohio. Abbiamo trovato questo castello che ci sembrava dalle foto una roba esageratamente grande, invece è piccolissimo. Tipo per farvi capire, questa è la mia mano. Allora, sono a Springfield.
Springfield dei Simpson, però non proprio quello dei Simpson, nel senso che ho scoperto che ci sono 5 Springfield a New York, sì, a New York, negli Stati Uniti d'America. C'è Springfield in Ohio, Springfield in Illinois, Springfield in Oregon e gli altri due non me li ricordo. Qui facciamo un giretto rapido prima di arrivare a Indianapolis, dove in teoria dormiremo su un vagone di un treno. In questo momento stop al castello più piccolo che abbia mai visto. Mulder lavorava col ferro, è stato licenziato per un po' di persone, era a casa senza fare niente, ha cominciato a costruire la pan. C'è pure il mulino! Ok, la guida in questo momento è Lisa. E poi? E gli è piaciuto talmente tanto che alla fine ha deciso di continuare il lavoro, che è durato, è un work in progress di 12 anni e ha iniziato a costruire un mix, penso, di molding stone, ferro, pietre, eccetera. Questa l'ha trovato Lisa. Cose strane da vedere in America. La seconda parte del road trip New York-Denver durante la pandemia ed il periodo delle elezioni presidenziali è in arrivo nei prossimi giorni. Vi lascio il video qua sopra quando sarà pronto. Se non siete ancora iscritti al canale, cliccate il pulsante qua sotto e attivate le notifiche.